Grande Plano ci sono sempre più tra 28 all'ora. A parte il fatto che oggi fa un caldo bestia, infatti mi sto letteralmente sciogliendo. Se mi vedete sudare come un cavallo vaglio, non fateci caso, purtroppo sono ancora un essere umano. Se notate alle mie spalle non c'è la solita sala cinematografica, ma stavolta è colpa mia, perché per registrare questo video lì avrei dovuto aspettare qualche giorno che si liberasse e volevo caricare il prima possibile questa recensione, visto che oggi voglio parlare di un film che io personalmente attendevo con grande curiosità ed ansia, e so che molti altri non vedevano l'ora di guardarlo dopo mesi di trailer e dibattiti su come sarebbe potuto essere. Sto parlando di un film 2015 per la regia di Alan Taylor ed è Terminator Genisys. Dunque, ho avuto la fortuna di guardare questa pellicola settimana scorsa in anteprima, quando ero alle giornate estive di cinema a Riccione. Non potevo dire nulla a riguardo perché c'era un embargo molto pesante. Quando siamo entrati in sala ci hanno sigillato tutto, i cellulari, le buste, la tracolla, a momenti mi si giravano anche l'ano e avevano fatto l'unplane, ed è stato proiettato con una nuova tecnologia, quindi in 4K, in 3D con un proiettore a laser, non la lampada, e vi giuro che io un 3D così luminoso non l'avevo mai visto. È senza dubbio uno dei 3D migliori, se non il migliore, a cui io abbia mai assistito in sala, e sono contento di aver potuto guardare un film che tenevo così tanto nel migliore dei modi. Purtroppo però è una tecnologia che ancora non è diffusa, mi sembra che non ci sia in nessun cinema, almeno al momento. E questo film lo attendevo, come ho detto, con curiosità, però un po' mi sono abbassato le aspettative nell'andare a vederlo, perché avevo una tremenda paura di rimanere deluso, al momento che questo è il terzo tentativo di riprendere in mano la saga storica di Terminator, iniziata nel 1984 a James Cameron e poi proseguita 7 anni dopo dallo stesso regista nel 91 con Terminator 2 Il giorno del giudizio. Più di 10 anni fa avevano cercato di riprendere in mano il tutto con Terminator 3 Le macchine ribelli, che era del poco osceno, però all'interno perlomeno aveva ancora Arnold Schwarzenegger nel ruolo del T-800, e poi c'era quest'Anna Loken che interpretava un nuovo tipo di Terminator. Lei poi sarebbe diventata la musa di Uwe Boll, per dire. E poi nel 2009 uscì Terminator Salvation di McGee, che raccontava di come John Connor stesse guidando la resistenza dopo il giorno del giudizio, con Christian Bale che interpretava lo stesso Connor, ma sinceramente non mi era piaciuto come personaggio, perché sì, avevo voluto puntare un po' sull'approfondimento psicologico, sulla sua reticenza un po' a prendere in mano quel ruolo che lui non voleva ma a cui era predestinato. Insomma, non era il John Connor che mi sarei aspettato. Poi c'era anche Sam Worthington, protagonista di Avatar, che all'epoca stava lavorando tantissimo e poi è scomparso nella nebbia della memoria. Qualcosa ogni tanto fa, ma niente di particolarmente eclatante. Poi magari tornerà in bomba nel caso facessero Avatar 2, non lo so. Anche lì lui interpretava un ibrido macchina-uomo, ma non mi era piaciuto per niente. C'era poi anche Helena Bonham Carter in un ruolo decisivo, ma che non appariva più di tanto. Insomma, fu un fallimento totale e mandò in bancarotta l'Alchon che lo produsse, ci aveva puntato moltissimo e non fu ripagato. Fu un mezzo flop al botteghino e un insuccesso per lo più di critica. Anche il pubblico non era molto contento, e poi l'Alchon mise in vendita i diritti di Terminator. Per diverso tempo si cercò di trattare, mi sembra che la cifra fosse sui 30 milioni di base. L'unica offerta che arrivò fu da Joss Whedon, che offriva 10.000 euro, cioè una cifra ridicola, come se mettessi in vendita una casa da 1 milione, arrivassi io e dicessi con un'unica offerta offro 500 euro, stessa identica roba. Poi però il franchise assunse ulteriore valore, perché poi Schwarzenegger, liberatosi dai suoi impegni politici, dichiarò che avrebbe voluto far parte di un eventuale nuovo film sul brand. E poi Universal, in collaborazione con l'altra casa di distribuzione, comprò il tutto, e abbiamo appunto questo Terminator Genisys. Molti mi chiedono come mai io mi sia sempre schierato contro le riprese di queste saghe storiche con film abbastanza scialbi, come ad esempio Jurassic World, e cito quello
non perché io mi voglia accanire contro quel film, ma perché è l'unico recente che abbia ripreso un brand storico che non mi sia piaciuto. Ecco, perché se sono contro queste cose, io aspettassi con curiosità Terminator Genisys, perché innanzitutto il presupposto mi intrigava, perché se ci pensate era l'unica cosa che mancava per provare a far risorgere la saga, perché il terzo, Le macchine ribelli, si proponeva come un seguito diretto del Giorno del Giudizio. Ok, poi ha fallito, ma quello è un altro discorso. Il Salvation invece voleva raccontare quell'aspetto che finora era stato solo narrato dai personaggi e mostrato all'inizio di Terminator 2, Il Giorno del Giudizio, con una scena fantastica che rimarrà nella storia del cinema. La guerra, come è stata mostrata lì, è incredibile, perché se ci pensate è del 91, ma che cazzo di effetti visivi aveva, e visivi e speciali che ancora oggi sono strabilianti. Ecco, voleva basarsi su quell'aspetto. L'unica cosa positiva di Terminator Salvation, a mio parere, è proprio l'aspetto visivo, nel senso che l'ambientazione non era male e non c'erano solo effetti visivi ma anche effetti speciali, tangibili, animatronics. Il problema di film che riprendono queste saghe al giorno d'oggi è proprio che gli effetti spesso e volentieri sembrano essere più finti rispetto ai film precedenti di molti anni fa. Tirando in ballo ancora Jurassic World, io sono convinto che certi dinosauri che si vedono in Jurassic Park sono ancora spettacolari visti oggi, mentre invece per quanto riguarda Jurassic World si nota che sono fintissimi, cioè proprio fittizi, tranne qualche animatronics qua là che sono tra l'altro usati anche abbastanza male. Ecco, quindi il Terminator Genisys invece propone di azzerare, diciamo, la storia dei primi Terminator, ma non è un reboot come tanti che vediamo oggi, nel senso che inizia in continuity e poi, giocando sull'aspetto dei paradossi temporali, cambiano la storia in maniera però intelligente e soprattutto giustificata. Sicuramente è una paraculata per poter iniziare una nuova trilogia e farci su soldi, però perlomeno hanno trattato questa operazione commerciale in maniera interessante e appetibile per il pubblico, perché a me il film è piaciuto, ma davvero tanto. Naturalmente non dovete andare in sala cercando il genio di Cameron, cercando diciamo la bellezza dei due primi Terminator, perché quelli sono inarrivabili, è impossibile. È impossibile perché comunque Cameron aveva inserito un'estetica punk e cyberpunk, aveva innovato tantissimo. Certo, l'idea del viaggio del tempo era già stata utilizzata ampiamente nella cinematografia e soprattutto nella letteratura di fantascienza, ma con quei paradossi che creavano il plot twist, con quel gusto molto divertente con cui aveva trattato tutto questo aspetto, ancora non l'aveva fatto nessuno, comunque pochi, e quindi il film risultò assolutamente geniale. E quindi è logico che al giorno d'oggi una cosa del genere non costituisce una novità, per cui hanno puntato sull'eccitazione, sulla spettacolarizzazione del tutto. Le citazioni sono interessanti perché non si tratta di mero fanservice, sono tutte contestualizzate, ma soprattutto la regia di certe scene ricalca quella per l'appunto dei primi film e delle scene che vuole citare. Questa cosa mi è piaciuta. Tra l'altro Alan Taylor non è un regista che abbia diretto film particolarmente importanti, a parte Thor 2, che a me era piacicchiato sicuramente più del primo, diretto da Kenneth Branagh. Non che fosse questo filmone, Thor 2 Dark World, aveva molti difetti, tra cui il villain principale, ovvero Malekith, Kit, che è interpretato da Christopher Eccleston, che lì era sprecatissimo, perché se sotto quel make up ci fosse stato il figlio della mia portinaia, che tra altre cose non ho, non sarebbe assolutamente stato diverso, cioè non ci sarebbe stata differenza, per cui insomma era un film un po' così. Ecco, qui invece ha fatto un buon lavoro, anche registicamente non mi è dispiaciuto, le scene d'azione sono tutte comprensibilissime, quindi non ci sono momenti in cui mi veniva mal di testa. Oltretutto, quando io guardo un film in 3D il mal di testa è praticamente assicurato. Con questa nuova tecnologia non ho avuto fastidi, tranne il naso che mi stava per cadere, perché sapete che io ho il dramma di tutti quelli che portano gli occhiali, perché non riesco a mettere niente a contatto dal momento che mi irritano molto gli occhi alla lunga, e quindi devo sovrapporre gli occhialini in 3D su
Questi qui su quelli da vista, e poi erano gli occhiali quelli pesanti in gomma con la batteria da 120 tonnellate. E l'unico fastidio era quello, ma alla vista di fastidio particolare non ne avevo. E poi inoltre le scene erano dirette anche abbastanza bene. Il 3D che ho visto io era, come ho già detto, strepitoso. Non so però come sia in questo film visto con un 3D normale, perché magari è più scuro. Ci sono molte scene che secondo me per il 3D sono interessanti, sono funzionali, soprattutto all'inizio. Poi si nota di meno, però c'è una profondità interessante. Insomma, il 3D a me ha aumentato l'esperienza, però io l'ho visto con un 3D particolare, quindi non so veramente il 3D canonico come possa rendere. E poi vi consiglio di fermarvi anche dopo i titoli di coda, perché comunque hanno aggiunto una scena post-credit che è interessante. Io vi consiglio di guardarla. Gli effetti visivi sono uno degli aspetti che più lasciano a desiderare. Non sono malvagissimi, perché qualcosa di interessante c'è, però ripeto, paradossalmente, adesso che si usa tanto la CGI, quasi si ha un effetto più fittizio rispetto a quando si utilizzavano i pupazzoni, capito? Però qualcosa di buono c'è. C'è una citazione iniziale che riprende alcune scene di Terminator 2, Il giorno del giudizio, e sinceramente per messa in scena ho preferito quelle, più che altro per gli effetti, però comunque rende lo stesso. Questo è indubbio. A me poi il modo in cui hanno cambiato la storia e quant'altro è piaciuto tantissimo. Poi abbiamo degli interpreti che sono stati molto bravi. Il dubbio era, beh, il dubbio in realtà non erano solo, ma ce n'erano parecchi. In primo luogo, Schwarzenegger, che qui tornava nei panni del T-800, avrebbe saputo ancora tener botta? Oppure sarebbe stato ridicolo vederlo così invecchiato? E come cazzo l'avrebbero fatto a giustificare un suo invecchiamento così esagerato? Allora, ce l'hanno fatta, sicuramente con una spiegazione un po' paracula, ma che nel contesto scientifico di cui stiamo parlando è perfettamente plausibile. Danno una spiegazione parascientifica come ci si aspetterebbe in un caso del genere, e io nel sentire ho detto sì, va bene, ok. E oltretutto gli hanno dato le solite frasi cazzute che contraddistinguono quel tipo di personaggio. Ricordate l'hasta la vista baby del secondo, oppure quando chiede di togliere i vestiti nel primo ai panchettoni che vorrebbero accoltellarlo e vengono miseramente distrutti da lui. Ecco, gli hanno dato delle frasi come queste, tra cui anche la gag del sorriso che vedete nel trailer, di lui che sorride con il rumore elettronico. E poi c'è una frase in particolare che io non vi dirò, e che si può interpretare tranquillamente come una sorta di dichiarazione di guerra cinematografica dello stesso Schwarzenegger, come dire: Cicci, io sono tornato e se voglio ribalto tutto ancora come una volta. Schwarzenegger non è un attore nel vero senso della parola, ovvero noi siamo sempre stati convinti che non fosse malaccio perché il doppiaggio lo ha sempre salvato moltissimo, però in originale è abbastanza terribile, anche perché ha questo marcatissimo accento tedesco che non riesce, diciamo, a farti prendere seriamente alcune battute, perché proprio non, cioè, capito, è decontestualizzato rispetto ai personaggi che interpreta. Però in Terminator, soprattutto nel primo, lui non doveva parlare molto. Nel primo poi era cattivo, era una macchina sterminatrice, doveva essere un colosso muscoloso, e questo era. Nel secondo l'hanno reso un po' più cazzuto perché era quello buono, però anche lì era sempre grosso, e questo doveva essere. Adesso non ha più i muscoli di una volta, però la presenza scenica ce l'ha ed è comunque cazzutissimo, non si può dire niente. Oltretutto è ottima la scelta di non aver reso troppo protagonista lui, ma di averlo lasciato come contorno, nel senso che è un personaggio importante, ma il focus è puntato soprattutto su Sarah Connor e Kyle Reese. Oltretutto, io ho apprezzato in maniera estrema il modo in cui siano riusciti a farci vedere il rapporto tra il T-800 e Sarah Connor, no? Tutti si chiedevano: ma perché Sarah Connor è con lui? Che cosa ci farà lì? Ora, io ovviamente non ve lo dico, lo dirò dopo nella parte spoiler, ma il modo in cui ho giustificato tutto questo, a me è piaciuto tantissimo, perché è una cosa che ancora non era stata fatta. E allora io penso che quando certe scelte riescono a convincerti, allora gli sceneggiatori hanno fatto il loro sporco lavoro. Il loro sporco lavoro. Poi c'è, gli sceneggiatori sono la Calogridis e Lussier. La Calogridis aveva
sceneggiato Shutter Island, quindi Mica Ciccioli, poi Pathfinder, poi aveva sceneggiato qualche altro film, I Guardiani della Notte Bekmambetov, scusate, non riesco mai a pronunciare bene il suo nome, devo sempre fare uno sforzo cerebrale perché purtroppo ormai le mie sinapsi sono andate. No, ma scherzi a parte, sono stati abbastanza bravi. Era una sfida perché quando tocchi certi cult, insomma, si stringono un po' le chiappe. Io un po' avevo paura, però ero molto curioso, quindi nel complesso sono rimasto abbastanza soddisfatto. C'era poi Emilia Clarke come Sarah Connor e l'obiezione di molti giustamente è stata ma che cazzo metti Sarah, cioè, come Sarah Connor, Emilia Clarke ha questo faccino così pulita invece di una di un volto così caratteristico come quello di Linda Hamilton. Certo, Linda Hamilton in un contesto del genere non la potevi più utilizzare, però forse si poteva mettere un'attrice diversa, un'attrice dai tratti più duri. La Hamilton aveva una presenza scenica che era impressionante, era un personaggio che a tratti si stava anche sui coglioni, era una vera e propria guerriera. Eppure Emilia Clarke ha superato la prova perché è riuscita ad essere cazzuta e comunque l'aveva dimostrato già in Game of Thrones, dove riveste tuttora il ruolo di Daenerys, ovviamente è il motivo principale per cui è in questo film. Volevano puntare su un volto che portasse molte persone al cinema, infatti tanti sono andati a vederlo questo film perché c'era lei e in parte era una delle cose che più mi incuriosivano, lo ammetto, però hanno voluto mettere una Sarah Connor sicuramente che sembri più in difesa ma che poi riesce a tirare fuori le palle, ed effettivamente è questo, lei nel ruolo della guerriera cazzuta ci sta tantissimo, ma allo stesso tempo nasconde una sorta di ingenuità che la Hamilton nel primo film, quando ancora non sapeva niente, aveva fino a un certo punto, nel senso che aveva già una faccia sempre incazzata, capito? Nel secondo poi non ne parliamo, è stata semplicemente strepitosa. E quindi hanno voluto unire questi due aspetti di Emilia Clarke, tutta carina e dolciotta, ma non sempre, quando vuole tira fuori le palle. Per Kyle Reese hanno scelto invece Jay Courtney, che abbiamo già visto in Divergent e Insurgent nel ruolo di Theo, un attore che qui ha fatto un lavoro discreto. Ecco, un'altra cosa che io mi ero domandato è: ma perché Kyle Reese nel primo film era così mingherlino, qui invece così pompato e muscoloso? In realtà, poi pensandoci, Kyle Reese fa parte della resistenza, vive una vita dura, ha avuto sicuramente un addestramento di stampo militare, per cui ci può stare che sia grosso. Poi comunque quando lo vedi a torso nudo, sì, ha gli addominali fisicato, però non è esagerato, ha un fisico atletico ma non un fisico da culturista, quindi mi era sembrato molto più grosso dal trailer. In realtà è credibile da quel punto di vista, ma la sorpresa è stata Jason Clarke. Dai trailer e delle immagini diffuse ho pensato: ma questo biondino qui che cazzo c'entra con John Connor? Cioè, vedi all'inizio del Terminator 2, il giorno del giudizio, questo tizio con la faccia piena di cicatrici, che ce l'ha anche Jason Clarke, ma molto torvo, con i capelli scuri, proprio la faccia che ho vissuto. Poi Christian Bale comunque quell'aspetto lo aveva mantenuto, un po' di continuità in quello c'era, non si può negarlo, per quanto ribadisco a me il film non sia piaciuto. E invece qui Jason Clarke non è un attore particolarmente famoso, ma che inizia a ingranare, a lavorare un po' più di prima. Infatti alla giornata di Stelle di Cinema Riccione hanno presentato un film che si chiama Everest, in cui ci sarà anche Jack Gyllenhaal, dove Clarke interpreta questo scalatore che vuole arrivare sulla cima dell'Everest e poi viene sorpreso dalla classica valanga, una cosa un po' tipo Vertical Limit, mi ha ricordato quello. Ecco, Jason Clarke fisicamente e visivamente non mi diceva niente, però poi guardandolo sullo schermo sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché comunque è un John Connor duro, carismatico, ma che nasconde un lato malinconico. Questa è una bella cosa, perché quando lo vedi in azione che comanda le truppe è un vero leader, cioè è il profeta che tutti chiamano tale, ma che in realtà poi non ha nessun potere paranormale, non vede il futuro, semplicemente è stato addestrato dalla madre che sapeva che cosa sarebbe successo. Oltretutto io ho sempre adorato di Terminator, in generale del brand, il fatto che John Connor diventa John Connor per colpa delle macchine, in un certo senso, perché le macchine mandano indietro un Terminator per distruggere Sarah Connor. Sarah Connor sopravvive perché gli umani mandano
Kyle Reese, sopravvive poi ancora e quindi sopravvivendo può dire a John Connor che lui diventerà il leader della resistenza e lui diventerà questo. Quindi è un loop infinito generato però dalla paura del nemico che appunto cercando di distruggere l'avversario finisce col crearlo. Questa cosa è bellissima, l'ho sempre adorata e a questo punto uno potrebbe dire ma quindi ti sembra giusto che sminchiano tutto? Non è una questione di sminchiare, perché alla fine sono riusciti a inserire delle cose interessanti, anche un'evoluzione del concetto di Skynet e soprattutto ce l'hanno fatta a contestualizzare questo Terminator al giorno d'oggi. Anzi, al giorno d'oggi l'idea di Skynet eccetera è ancora, secondo me, è più spaventosa, perché comunque sono riusciti a basarsi sul fatto che noi siamo una società continuamente connessa, noi siamo sempre connessi. Nel 91 avevano puntato per l'appunto sugli albori di internet, sulla tecnologia, sul fatto che Skynet per l'appunto si collegasse ai computer militari per poi sganciare le bombe atomiche e distruggere la razza umana. Insomma, applicare tutto questo concetto alla società ipertecnologica di adesso, e sono passati solo 24 anni, ma quante cazzo di cose sono cambiate, pensiamoci. Ecco, questa è stata una genialata ma doverosa, perché comunque era inevitabile utilizzare questa una sorta di critica a questa società, perché comunque alla fine diciamo la tematica dell'uomo contro le macchine è, non dico che è diventata obsoleta, ma è strabusata. L'unico modo per portarla avanti è proprio sfruttare il fatto che le tecnologie ci porteranno realmente prima o poi ad avere in giro dei robot, magari non non proprio subito, però veramente in 24 anni guardate quante cose abbiamo in più. E voglio dire, basta pensare solo a che cellulare avevate fino a 6 o 7 anni fa. Cioè, non sto parlando di 20 anni fa, 6 o 7 anni fa. Adesso abbiamo telefonini, dispositivi che ci permettono di essere connessi in ogni secondo, di poter reperire informazioni e avere proprio in mano la conoscenza totale con un touch, con un tocco. È una cosa che fa riflettere, quindi era inevitabile che utilizzassero questa tematica e che riflettessero su questo. È una cosa che ci sta, per cui tutto questo mi è piaciuto. Le musiche poi non sono niente male, a me hanno anche galvanizzato, niente a che vedere con le musiche originali del primo e del secondo film, però ripeto, sto facendo dei mini paragoni più che altro a livelli tecnici e basta, cioè, perché è inevitabile riferirsi agli altri nel momento che poi ne riprende la storia e la stravolge pur comunque in maniera plausibile. Quindi capite, quando hai in mano il viaggio nel tempo puoi veramente fare il cazzo che vuoi. Basta pensare a X-Men Days of Future Past, hanno potuto fare quello che volevano proprio perché col viaggio nel tempo, siccome è pura teoria e non è una cosa che si conosce, possono inventarsi quello che vogliono nel contesto parascientifico e fantascientifico. Quindi avete capito che l'importante è farlo in maniera intelligente, qui così è stato. Poi ci sono naturalmente i difettoni, ad esempio certe situazioni, certi personaggi avrebbero potuto svilupparli di più. Io capisco che la volontà di produttori e regista è quella di creare una nuova trilogia o forse anche più di una trilogia, e quindi alcune cose le hanno lasciate in sospeso proprio per invogliare gli spettatori a vedere un fantomatico seguito. E con me almeno ci sono riusciti, ma perché? Perché è un film che se non venisse continuato, in realtà sì, alcune cose rimarrebbero in sospeso, ma si potrebbe tranquillamente fruire in maniera autoconclusiva. Sarebbe meglio se lo continuassero, sinceramente. Però se volessero continuarlo, hanno proprio qualcosa a cui agganciarsi. Non è che se facesse un seguito non sarebbe utile, anzi, ci sono delle cose che io francamente vorrei veder esplorate di nuovo. Poi all'interno di questo film abbiamo J.K. Simmons, che è proprio uno di questi personaggi che avrebbero meritato qualcosina in più. Io credo che diventerà più importante man mano che si avanza con i vari film dedicati a Terminator. Credo che comunque gli incassi potrebbero permetterlo, io ci spero, perché comunque
parliamo di un film ipercommerciale, ma che funziona nell'ambito del blockbuster, a me sembra fatto in maniera più che discreta. Quindi J.K. Simmons, fresco di Oscar, va a fare un film del genere, uno pensa, vabbè, oh, dalla padella alla brace. Però il personaggio che gli è andato è simpatico, io spero che lo caratterizzino ancora di più, perché qui è comparso abbastanza poco, però l'idea di chi sia mi ha fatto molto sorridere. A me questa cosa è piaciuta, quando ho capito il corso del film chi era lui ho detto, ah, però poi i riferimenti al passato si sprecano, ritroviamo personaggi o figli di certi personaggi, ritroviamo vecchie conoscenze, insomma, se siete fan dei primi Terminator è un film che sicuramente vi solluccherà. Naturalmente, volendo, può essere, se conoscete il presupposto, la trama di base, può anche essere visto a sé, però io vi consiglio di guardare almeno i primi due. Ecco, un'altra cosa che mi ha fatto notare è stata questa: perché ti sei incazzato per Jurassic World che non ha tenuto conto del secondo e terzo film per poter realizzare, perché altrimenti se teneva conto di certi avvenimenti era poco plausibile che riaprisse il parco anni dopo, e invece qui non ti incazzi che non hanno tenuto conto del terzo film e del Salvation? Ma perché in realtà loro riprendono le situazioni del primo e del secondo film che sono quelle cruciali. Come situazioni particolarmente cruciali, il secondo e il terzo non hanno più tanto, nel senso che sono cose che evitando di riproporre non cambia nulla. Cioè, nel secondo Jurassic Park, nel mondo perduto, che a me comunque non è che fosse piaciuto più di tanto, anzi, però succedeva una cosa che era parecchio importante: un tirannosauro finiva a San Diego e ammazzava centinaia di persone terrorizzando la popolazione della città. Capite che una cosa del genere avrebbe inciso sull'idea di riaprire il parco in Jurassic World, per non parlare di pterodattili che migrano e si diffondono alla fine del terzo. Cioè, lì succedevano delle cose che non possono essere ignorate. Nel 3 e nel Salvation fondamentalmente sì, perché comunque anche la cosa del trapianto di cuore, John, eccetera, metti che è successa in questa continuity, non è importante, capito? Ai fini di quello che volevano fare, non era importante. Loro, gli eventi più salienti sono quelli che avvenivano nel primo e nel secondo film, effettivamente. Perché anche nel terzo, alla fine, si confermava semplicemente il giorno del giudizio, né più né meno. Per cui capite perché non mi incazzo? Perché non hanno saltato delle cose particolarmente interessanti e importanti. Oltre al fatto che Salvation, comunque, si rifaceva ai primi film, però era una cosa molto più estemporanea, capito? Era proprio ambientata nel futuro, cioè una cosa completamente diversa dagli altri che invece erano tutti ambientati nel passato. Comunque, c'è anche Matt Smith nel film, attore che molti conosceranno perché ha rivestito per diversi anni il ruolo dell'undicesimo dottore nella serie Doctor Who, e io ammetto che non vedevo l'ora di sapere quale fosse il suo ruolo. È comparso abbastanza poco, ma pare che nei prossimi film, se si faranno, la sua parte verrà aumentata e il suo personaggio assumerà un certo rilievo. Mi è piaciuto per quel poco che ha fatto. Lo shock, ovviamente, quello del doppiaggio, non è Nanni Baldini a doppiarlo come era nella versione italiana in Doctor Who, a parte il fatto che, vabbè, io l'ho sempre seguito in inglese, quindi qualche puntata sulle 4 l'ho beccata, che avevo già visto in inglese. Nanni Baldini è stato bravo, mi spiace che non abbiano tenuto per questo personaggio, vabbè, però sono cose che purtroppo possono capitare. Sta di fatto che lui, secondo me, per quello che doveva fare è stato molto bravo. Poi c'è una cosa che mi ha fatto veramente incazzare, ma proprio tanto, ma tanto 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 tanto, ovvero il fatto che nel trailer abbiano inserito una cosa cruciale che, se io non l'avessi visto guardando il film, avrei fatto un salto sulla poltrona dicendo cosa? E invece una cosa così fondamentale me l'hanno messa, e l'hanno messa sotto gli occhi di tutti. Ora non dirò di cosa sto parlando, tanto chi vuole capire capisca, che penso che sia palese, perché magari qualcuno non ha voluto guardare i promo proprio per questo motivo, e sinceramente bravi. In questo caso avete fatto bene perché vi siete mantenuti la sorpresa, non vi siete alzati le aspettative a livelli stratosferici, ma soprattutto vi siete evitati quel cazzo di spoiler gigantesco che, secondo me, è una cosa da stronzi. Perché un trailer deve invogliare a farti guardare il film, non ti deve raccontare il cazzo di film. Cioè, siamo tornati agli anni 40-50 in cui il trailer erano immagini del film con la voce narrante che ti raccontava che cazzo sarebbe successo. Ma porca miseria, cioè, hanno ammazzato l'entusiasmo dello spettatore. Mi dispiace.
Cioè, veramente, mi dispiace perché la scena poi, per come diretta, per la messa in scena, è anche figa. E allora, porca di quella grandissima vacca troia puttana, scusate il francesismo, perché mi devi sfondare una cosa così bella, una cosa così bella, carina, comunque interessante, una delle cose più ficcanti del film, solo perché dovevi girare il tuo trailer figo macio? Ma no, ma mettevi altre immagini, cioè, perché... Non è una cosa che mi ha veramente irritato. Io quando ero con amici a vederlo, persone che erano anche loro lì alle giornate estive vicino a Riccione, mi sono girato e ho detto: ma porca puttana, ma com'è possibile che abbiamo fatto una roba del genere? E erano d'accordo con me nel dire che effettivamente è un peccato. Quindi vedete che non è un film esente da difetti. Un altro difetto abbastanza grosso è il fatto che dura 2 ore e questo ci sta. Cioè, io l'avrei guardato per altre 4, però ammetto che dopo un po', nella seconda parte, il ritmo calava e si susseguivano molte scene d'azione che dopo un po' risultavano ridondanti. Certo, ce ne sono di spettacolari, quella del bus che vediamo nel trailer, più altre che sono veramente ben fatte, anche dal punto di vista degli effetti lì non erano male. Ci sono dei momenti in cui gli effetti fanno storcere il naso e altri momenti in cui sono effettivamente ben fatti e utilizzano qualche animatronics, qualche effetto speciale proprio tangibile. Ma pochi, ecco, quello francamente, certe scene mi sono piaciute da quel punto di vista, quindi sono rimasto anche abbastanza soddisfatto, però il ritmo lo avrei curato un pochino di più. Poi ci sono alcune ingenuità dal punto di vista di sceneggiatura, nel senso che sono cose che io ho accettato tranquillamente, ma che non sono errori, sono cose che sarebbero state spiegate un po' meglio, perché io le ho capite. Però sentivo alcuni borbottare dicendo: ma scusa, perché dice così e poi fa cos'ha? Se ci si ragiona un attimo, alla fine capisci il perché. Però nell'immediato ti può risultare strano, e se non ne voglio stare solo a ragionarci, pensi che siano degli errori di continuità, eccetera, quando in realtà non sono effettivamente così. Per cui è un film che io comunque consiglio. Consiglio, naturalmente, con riserve. Le riserve sono il non andare a vederlo aspettandosi James Cameron. Tra l'altro questo film era stato offerto prima a Cameron, che ha rifiutato. Allora poi hanno detto: offriamolo alla sua moglie, alla sua ex moglie. Lo offrono a Catherine Bigelow, che però ha detto che non voleva, forse anche per rispetto nei confronti del marito. Anche se in realtà James Cameron, guardando questo Terminator Genesis, ha detto che a lui è piaciuto. È un film che ha il gusto del passato, ma calato in un contesto contemporaneo, diciamocelo. Film come quelli non li faremo ora, non li faranno più, ma perché non è più il 1984, sono passati più di 30 anni, e ormai l'estetica e quello che vuole il pubblico anche da blockbuster di largo consumo è diverso. Hanno dovuto adattarsi, probabilmente se avessero fatto un film identico ai vecchi Terminator, il grande pubblico lo avrebbe pisciato, perché ormai il trend è un altro, gli standard sono quelli, loro devono guadagnare soldi, però hanno fatto un blockbuster come Dio comanda. Cioè non è che sono limitati a dire: ma sì, dai, il pubblico vuole la merda, diamola. No, hanno voluto adattare l'estetica, attenzione, l'estetica al gusto contemporaneo, ma per il resto c'è tanto il passato, quindi è una sorta di ibrido. Però a quei livelli non si arriva, anche perché comunque Alan Taylor, con tutta la buona volontà del mondo, è un regista infinitamente più mediocre rispetto a James Cameron. Non è un regista geniale con chissà quali guizzi, è uno che sicuramente sa dirigere, è poco più che mestierante. E ripeto, quando dico mestierante non lo voglio dire in senso dispregiativo, nel senso che però un mestierante è... Poi ci sono tanti autori che sono stati mestieranti, basta pensare a Scorsese, che aveva iniziato, se non era addirittura con i porno. Cioè, mestierante è colui che viene chiamato per fare un film, non deve mettere una particolare impronta autoriale, il film è diretto in maniera carina, normale, niente di trascendentale, e te lo sei portato a casa. Il mestierante è quello. Poi ci sono mestieranti che sono diventati autoriali, sono diventati dei veri autori, eccetera, quindi non c'è niente di male alla figura di mestierante. Però sto dicendo che in confronto a James Cameron, Alan Taylor è mestierante, nel senso che non ha quella verve, quei guizzi geniali che aveva invece quel regista. Questo è impossibile da negare. Non so se poi lui sarà riconfermato, Taylor, per i film successivi, e ripeto, i film successivi sono un forse, perché anche Salvation doveva essere una nuova saga che è stata miseramente fatta affondare. Anche quella aveva per l'appunto all'interno degli elementi che poi tranquillamente si poteva continuare, come no, e alla fine non li hanno continuati perché
Il film è stato un floppazzo di quelli esagerati. Quindi il mio voto per questo Terminator Genisys è 8 nel contesto del film che vuole essere la fantascienza della ripresa di Terminator, eccetera, perché molti dicono pochi voti alti dai. Ricordo che il voto, oltre ad essere personale, nel mio caso è anche contestualizzato al tipo di film. È logico che non stiamo parlando di Quarto Potere o del film più bello che abbia mai visto, ma è un film che ti intrattiene, che ti fa stare bene per un paio d'ore e che ti fa dire wow, non ho visto una porcata di merda, almeno per me è stato così. Quindi vi invito a farmi sapere in un commento qui sotto che cosa ne pensate di quello che ho detto, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se vi è piaciuto perché non vi è piaciuto. Poi vi invito a dare un'occhiata alla recensione flash che ho caricato sul mio canale su Terminator Genisys, la troverete in descrizione qui sotto, trovate il link. Non so se quando uscirà questa recensione sarà già uscita la flash, comunque sia poi andate a controllare il canale e quando uscirà metterò comunque il link, per cui se non lo trovate adesso lo troverete tra qualche ora, ma dovrebbero uscire più o meno assieme. Volevo fare questa cosa congiunta, quindi se voleste dare un'occhiata a me farebbe veramente molto piacere. Do il mio parere in pochi minuti, quindi per chi non la voglia guardarsi la recensione più lunga di 40-50 minuti, non so bene quanto durerà questa, potete guardare l'altra che dura comunque molto ma molto molto di meno ed è anche più montata, più ritmata. Quindi questa era la mia opinione riguardo Terminator Genisys, un film che forse ha qualche problemino dell'amagamento nel ritmo, soprattutto nella seconda parte, ma che riesce a riprendere i film precedenti in maniera interessante, con interpreti che hanno saputo dare qualcosa allo spettatore, con un'evoluzione della storia interessante, uno Schwarzenegger in grande spolvero che mi ha fatto battere il cuoricino nei panni del T-800 perché sono tornato bambino. Sì, io il secondo Terminator l'ho visto quando avevo tipo 5-6 anni, perché non lo so perché, però purtroppo così è stato. Per cui non ho voluto soffermarmi troppo su Schwarzenegger, perché alla fine fa quello che ci si aspetta da Schwarzenegger: sguardo fisso, occhi mezzi socchiusi, come me sembrava Bud Spencer, e vai, picchia, cartella, fai le battute, mostra i muscoli e il metallo che c'è sotto, punto. Questo è un Terminator. E l'ha fatto bene, esattamente come ce lo si ricordava. Meglio che nel terzo film. Molto meglio, perché questo film è scritto in maniera decisamente migliore rispetto alle Macchine Ribelli. E tutta lì la differenza. Voi direte, ma che cazzo c'è da scrivere a Schwarzenegger? Schwarzenegger come personaggio, il T-800 vi stupirà in questo film, ve lo posso garantire. Quindi fatemi sapere un commento qui sotto, l'ho già detto, che cosa ne pensate, così creiamo la solita discussione. Se non avete ancora visto i film, io vi sconsiglio di proseguire con la visione del video, perché adesso farò spoiler. Quindi io vi abbraccio, grazie per avermi seguito fin qui, io spero non troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Altrimenti, se avete già visto il film e volete sapere la mia opinione specifico, gli spoiler da 3, 2, 1. Allora, partiamo subito con quella cosa che mi ha fatto incazzare come un tricheco norvegese. Possibile che io vado al cinema o sono a casa, mi guardo il trailer di Terminator Genisys e mi vedo John fottuto Connor che viene sparato da Schwarzenegger e scopriamo che poi in realtà è diventata una specie di macchina, un qualcosa, un ibrido uomo-macchina che sembra un T-1000 con il metallo liquido? Cioè, se anche non me la mettevano, io ero abbastanza tranquillo, perché porca puttana, il modo in cui, cioè, quando tu vedi John Connor, sai già, quando sono nel 2017 lo vedi, sai già che c'è qualcosa che non va. E porca puttana, perché non è giusto? Non è giusto, perché quella scena poi è fatta bene, perché lui sembra contento, sembra tranquillo, insomma. A parte l'altra cosa, una roba che mi è piaciuta un sacco di quella scena è che loro sono tre attori che non sembrano neanche tanto più vecchi l'uno con l'altro, nel senso, abbiamo tutti la stessa età, forse Clark è un po' più grande, sono comunque abbastanza giovani, però tu nell'ottica del film sai che in quel momento c'è la famiglia riunita, Sarah Connor, Kyle Reese e John Connor. Oltretutto Kyle Reese non sapeva che John fosse suo figlio, perché non glielo poteva dire, perché si trattava di un paradosso di un certo peso. E anche qua mi è piaciuto il fatto che Sarah Connor non voglia unirsi, accoppiarsi, come dice Schwarzenegger, con Kyle Reese, perché lei sa che se lui si innamora di lei e concepiscono John, poi morirà un paio di giorni dopo. Lei questo non lo vuole, vorrebbe cambiare il destino, ma sa che non può farlo. E comunque quella scena mi ha fatto incazzare, mi dispiace perché era una scena interessante. Ecco, il rapporto tra Sarah Connor e il T-800 è bellissimo, perché qualcuno, non si sa chi e spero si scopre nei prossimi film, ha mandato indietro un le macchine hanno mandato indietro un Terminator a uccidere un T-1000, a uccidere Sarah Connor, e l'hanno ammazzato i genitori. Ma qualcun altro, che non si sa chi sia, ha mandato
mandato un T-800 a salvarla, che è diventato una sorta di padre. Lei lo chiama papà. Fa strano vedere Sarah Connor che chiama papà il T-800, oltretutto è bellissimo vedere come si evolve il rapporto, perché lui è una macchina, sembra che non voglia assolutamente, per appunto, dire che lui è affezionato a Sarah Connor, perché le macchine non potrebbero farlo. Ma ecco che torna il Terminator, il T-800 che ti fa piangere, che ti aveva fatto piangere nel secondo film, quello che si distrugge nel piombo fuso, facendo così al povero Edward Furlong, che è per appunto il piccolo John Connor in quel film, dicendogli hasta la vista baby, e cade dentro. Quindi c'è questo rapporto di amicizia, di profondo affetto tra i due, che alla fine sembra essere compreso anche dalla macchina. Qui ancora di più, perché dopo che passano i 30 anni in cui lui aspetta, Schwarzenegger aspetta, Sarah Connor e Kyle Reese, che sono andati avanti nel tempo fino al 2017, ecco, lo vediamo che lui ha conservato gli oggetti e i disegni che aveva fatto Sarah Connor quando era piccola. Quindi in un certo senso lui si sente suo padre. Il perché magari lo spiegheranno, non lo so. E devo dire che francamente mi è piaciuto anche il modo in cui hanno giustificato, come ho già detto prima, perché lui si è invecchiato, Schwarzenegger è più vecchio, dobbiamo trovare una soluzione. Molto semplice: il tessuto che viene impiantato sui Terminator è tessuto umano, invecchia, e lui oltretutto continua a dire la frase vecchio, no, vecchio no, non obsoleto, quindi sono invecchiato, è una cosa, cioè più, cioè lo dice a se stesso come Terminator, ma anche a se stesso come Schwarzenegger, quindi sono invecchiato, ma non sono passato di moda. Allora hanno dimostrato con i Mercenari 3, dove sia lui che gli altri vecchiacci, tra virgolette, considerati i dinosauri dei film action, si confrontavano con i ragazzini, che però non tengono botta, e ci fanno vedere come la generazione, i nuovi attori da film action, sia abbastanza povera, ma tanto tanto povera, rispetto al passato non regge assolutamente il confronto. E questa cosa mi è piaciuta, lui che ribadisce che comunque è vecchio, ma non è andato in valore, ancora può tenere botta, e cazzo lo dimostra tantissimo, lo dimostra, perché comunque le scene d'azione sono abbastanza spettacolari, e a parte, vabbè, lui col braccino sotto la pioggia d'acido, che quel braccino è fatto veramente con il culo, una computer grafica in quel momento veramente imbarazzante, ma vabbè. E poi altre cose che mi sono piaciute, beh, mi è piaciuta tutta la parte di citazione, quando poi tra le altre cose, ragazzi, cioè vediamo Schwarzenegger che cartella se stesso del passato, cioè lo Schwarzenegger vecchio che spacca la faccia, lo Schwarzenegger giovane realizzato in CGI anche molto bene, l'avevano già fatto in Terminator Salvation questa cosa, ma non c'era Schwarzenegger, c'era solo il T-800 con le fattezze Schwarzenegger da giovane. Qua è bello perché vediamo proprio la scena in cui il T-800 dell'84, quello che doveva uccidere Sarah Connor, va dai panchettoni, e quella scena è stata riprodotta benissimo, secondo me, così come la cosa del T-1000, che lì era un po' fanservice, ma un fanservice interessante, questo poliziotto che per appunto ricalca molto molto il T-1000 interpretato da Robert Patrick all'epoca, e poi scopriamo che il poliziotto che sopravvive, la guardia giurata che sopravvive a quella sera dove c'è il T-1000 che ovviamente ammazza lui e Kyle Reese, si scopre che poi è J.K. Simmons, che nel 2017 è invecchiato. Oltretutto mi piace moltissimo quest'idea di Skynet, che è effettivamente stata sconfitta, ma che diventa Genesis, come se qualcosa dovesse per forza cadere, un'entità Skynet si deve per forza manifestare. E qui Matt Smith, che lo vediamo, in cui lo vediamo aggredire John Connor quando Kyle Reese sta andando indietro nel tempo, ecco, è il corpo, diciamo, in forma umana, in forma con le fattezze umanoidi di Skynet, e quindi io sono curioso di vedere Matt Smith nei panni del cattivo. Alla fine lo vediamo in veste olografica, quindi le vediamo proprio pochissimo le fattezze, perché è un ologramma, e scopriamo nella scena dopo i titoli di coda che per l'appunto è sopravvissuto, che questo Skynet alla fine qualcosa, cioè nel senso è riuscito a sopravvivere in qualche modo, mentre John Connor invece si è stato disintegrato, magari però poi tornerà, anzi è facile che questo accade, che nel corso dei vari film, se mai si faranno, riacquisterà la sua brocca che aveva perso, perché purtroppo è impazzito. Cioè la cosa che mi piace di questo film è che John Connor è un personaggio che fondamentalmente è molto tormentato, perché comunque prima deve adempiere un destino che lui non vorrebbe, ma che deve accettare suo malgrado, e poi viene fatto impazzire dalle stesse macchine che ha cercato di distruggere per anni, a cui contro cui ha dedicato la sua crociata, cioè capito? È un personaggio molto patetico, nel senso, non patetico nel senso dispregiativo del termine, patetico nel senso che ti muova commozione. E poi tra le altre cose, io, se l'avrete già visto, vi consiglio di stare per la scena dopo il titolo di coda, nel caso non lo sapeste andate a vederlo,
perché assolutamente è una scenina del cavolo, però comunque è importante ai fini dei film successivi. E quindi queste sono le scene che mi hanno colpito. Mi piace la cosa che, per l'appunto, Kyle Reese acquisti dei ricordi che non ha mai avuto, perché creandosi le varie linee temporali a un certo punto lui non è mai non c'è mai stato il giorno del giudizio, quindi è diventato ragazzino fino al 2017, e quindi vede se stesso allo specchio, che dice: ricordati Genesis e Skynet. E quindi abbiamo Genesis, che è del titolo al film, e che è per l'appunto questa app che sarebbe poi Skynet. E da qui la critica che dicevo, l'aggancio al mondo connesso, che nel mondo di oggi una cosa come Skynet sarebbe ancora più pericolosa che rispetto al passato, perché potrebbe distruggere gli esseri umani in altri modi, oltre che con le bombe atomiche, controllando qualunque apparecchio elettronico che però appunto controlla Genesis. È una cosa abbastanza interessante e bella, secondo me. Poi c'è tutta la questione paradosso di, alla fine, sarà Connor che dice a Kyle Reese: va a proseguire in eretta, perché lui gli ha detto che aveva visto farlo, e poi lui che va alla fine, quando è tutto finito, da se stesso bambino gli dice: mi raccomando, vai allo specchio, ripeti Genesis e Skynet, così si può creare il loop. Io avrei fatto un finale meno buonista, ovvero con Schwarzenegger che moriva e non Schwarzenegger che cadeva nel metallo liquido e poi tornava upgradato, dicendo ancora vecchio, non obsoleto. Certo, sarà interessante vedere il Schwarz in versione T-1000 nei prossimi film, questo potrebbe essere interessante, però il finale l'ho trovato un po' buonista, un po' troppo figlio dei tempi che corrono. Il finale del secondo era tutta un'altra storia, ma ripeto, non bisognava cercare il secondo, quindi me lo sono fatto andare bene e via. Questo era quello che mi ha colpito, che mi è piaciuto di questo nuovo film dedicato alla saga di Terminator. Scene d'azione interessanti, mi è piaciuta la scena del combattimento finale tra John Connor e il T-800 interpretato da Schwarzenegger, con loro due che praticamente si disintegrano, soprattutto John Connor che si polverizza con il campo elettromagnetico. Insomma, un film che comunque mi ha intrattenuto abbastanza. Quindi, se volete scrivere la vostra, o comunque dire qual è la scena che vi è piaciuta di più, quali sono le cose che magari non vi siano piaciute, fatelo pure scrivendo, però che state facendo spoiler, mi raccomando, non rovinate la sorpresa di nessun altro. Dato questo, spero non tanto troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!